Collega Goffi. Ma ovviamente non sono in dissenso rispetto al capogruppo che ha espresso parole insomma, positive nei confronti di questo progetto di legge, però pongo solo una riflessione, perché forse bisognerebbe chiederci come mai in questa città, che era la città dei forni, oggi se ne sono molti di meno. Sono calati per la crisi economica, per la riduzione del consumo del pane, ma per un dato che è tipico forse di questa città, credo che l'assessore Ghiglia, che ha fatto consigliere comunale a Torino, conosce perfettamente il problema. È molto facile parlare di prodotto di qualità e di valorizzazione dell'eccellenza artigiana, è molto facile, ma attenzione a conoscere i vincoli che ci sono per chi oggi vuole rispettare queste norme e preparare un prodotto di qualità. Norme igieniche da rispettare, norme di sicurezza da rispettare, assolutamente una burocrazia che strozza tutti coloro che vogliono produrre pane di qualità. Il risultato è che chi oggi vuole panificare rispettando i criteri che sono indicati in questa norma e nelle norme già purtroppo tuttora esistenti, devono vendere il pane a una cifra che è decisamente alta per stare sul mercato. E si trovano, e questo è uno dei temi che forse andrebbe maggiormente affrontato in questo progetto, e si trovano a avere ogni giorno la concorrenza abusiva davanti di panificatori che non hanno nessun rispetto di norme di sicurezza, di norme di igiene e di norme di qualunque genere, che vendono il pane, come risulta, credo che possa confermare l'assessore Ghiglia, a Porta Palazzo, non a 5 euro al chilo, come devono vendere coloro che fanno prodotti di qualità, ma 1 euro al chilo. E di questi tempi la crisi economica purtroppo impone a molte famiglie di accettare un prodotto di bassissima qualità a 1 euro al chilo e di rinunciare alla buona qualità che noi cerchiamo di valorizzare con queste norme a 5 euro al chilo. Il risultato è che in questa città sono calati del 30% i panificatori. Allora, se vogliamo veramente valorizzare le eccellenze e cercare in qualche modo di aiutare i panificatori, dobbiamo cercare anche di aiutarli nello sburocratizzare moltissimo quello che loro devono produrre, cercando di mettere norme che in qualche modo li agevolino, perché non bastano né i 100.000 euro, né i 150.000 euro, né qualunque altra risorsa che la Regione possa impiegare su questo, perché si trovano di fronte a un costo al chilo che è diventato talmente alto, non per le materie prime, ma per tutti gli adempimenti burocratici che devono rispettare e che purtroppo molti nelle grandi città non rispettano e vendono a delle cifre diverse. Quindi il mio spunto di riflessione che mi permetto di dire: va benissimo la legge, rischia solo di essere un po' una dichiarazione di intenti così com'è, perché è un principio di valorizzazione di un'eccellenza e di qualità che sicuramente va bene a tutti, ma forse manca di una gamba, e la gamba è quella di dare anche qualche elemento agevolativo. Cioè, noi dobbiamo dire a tutti coloro che sono oggi impegnati nel fare un prodotto di qualità: se tu rispetti queste norme tu avrai dei benefici. Quali sono i benefici? Ecco, di questo forse manca in questa legge, e i benefici devono essere la sburocratizzazione, cioè tutto quello che è in posizione regionale ai panificatori di qualità, panificatori che sono eccellenze di qualità. Noi dobbiamo sburocratizzarli, di modo che tutti coloro che si pongono fuori da questa linea devono rispettare maggiori adempimenti burocratici, e anche un incentivo a fare un pane migliore da parte di tutti. Bene, chiuso il...